quanto tempo della nostra vita buttiamo cercando di cucire delle toppe su dei vestiti ormai logori. Cerchiamo di rimettere in piedi le relazioni con i nostri schemi, con i nostri criteri, usando lo stesso materiale che invece ha rovinato, ha strappato quella relazione. Perché ci illudiamo di avere il potere, la capacità di piegare gli eventi ai nostri desideri, ai nostri programmi, ma poi risulta che queste toppe sono peggiori dello strappo che c'era prima e infatti sperimentiamo costantemente frustrazione e un'angoscia, una profonda paura di perdere le persone e di non sfruttare le occasioni. E tutto questo perché non abbiamo discernimento per comprendere quando digiunare, cioè quando accettare di dover soffrire, quando invece è il momento di gioire e di accogliere la consolazione, perché la nostra vita ci è data per conoscere il Signore, per sperimentare il suo potere di fare nuove tutte le cose. Lui ci dà vino nuovo in otri nuovi, lui ci dà un vestito nuovo, lui ci riveste di se stesso, del suo amore, della sua misericordia, della sua natura. Per questo noi possiamo vivere tutto intensamente rivestiti della grazia di nostro Signore Gesù Cristo, del suo potere sulla morte, sul peccato, e partecipare della novità di vita che lui ci dona. Allora coraggio, accogliamo l'amore di nostro Signore Gesù Cristo, che ha il potere di abbracciarci come il manto candido della neve, con la sua grazia che ci strappa dalla paura e dall'angoscia e ci dà la forza e il coraggio per entrare ogni giorno nella storia da uomini nuovi, risorti con Cristo, che non temono di digiunare, di soffrire, di mortificare i propri desideri della carne, anche quei progetti che stanno diventando degli idoli, come non hanno nemmeno timore di gioire e godere della sua presenza nella loro vita, del suo amore che infonde la vita nuova, la vita eterna in loro.